Dopo aver pubblicato il video nell'hotel abbandonato, avete notato voi moltissime cose, cose che io ovviamente non ho visto, e questa volta, voglio, questa volta veramente c'era un fantasma. Io non me lo so spiegare come, ragazzi. Ho visto milioni di volte il video, i filmati, ragazzi, ma è veramente, veramente un fantasma. Quindi ora fate molta attenzione che vi mostrerò passo passo il punto dove si trova questo fantasma. No, voglio, non è vero, il fantasma non c'è, non ci ho scherzato. Ma a parte gli scherzi, molti di voi mi avete fatto notare molte cose e tra tutte le cose che mi avete segnalato c'è una cosa che veramente è molto sospetta, una cosa che veramente mi fa pensare che quello che avete visto è un fantasma. E devo dire la verità, anche io mi sono molto impressionato quando l'ho visto. Ma andiamo a guardarlo insieme. Al minuto 4:22, come potete vedere dall'immagine, c'è una sagoma vicino al muro, vicino, diciamo, sulla sinistra della porta. Eccola qui. Io, credetemi, ragazzi, non riuscivo a capire cosa fosse questa cosa, perché comunque è una forma, è un viso con dei capelli, con un corpo. Quindi veramente mi sono spaventato, perché quando eravamo in quel posto non abbiamo visto proprio niente di questa cosa. Ma poi, attentamente, ho guardato l'immagine e ho scoperto che, ragazzi, non è nessun fantasma, cioè i fantasmi non ci stavano, come del resto anche negli altri edifici che abbiamo visitato. Perché vi sto dicendo questo? La presenza che avete visto qua, accanto alla porta, non è altro che Ciro con la GoPro in mano e con la pochette qua appesa al braccio, che riprende verso sinistra. Se guardiamo più attentamente, qui ovviamente all'impatto ci sembra una cosa strana, cosa che comunque stranissima, vediamo un viso, vediamo un corpo, ma non è così, ragazzi, non è così, perché se andiamo a ingrandire l'immagine, ecco qua, ragazzi. Questa sarebbe la testa del presunto fantasma, questo è il corpo, ma questa è la pochette che aveva sul braccio, sulla mano, Ciro. E questa che vedete qua è la GoPro che registra verso sinistra. E questa è la mano di Ciro. Quest'ombra che vedete dietro, ovviamente, è l'ombra della mano e della pochette. Quindi, ragazzi, vi siete proprio impressionati. E vi capisco, è normalissimo, perché guardando un video, diciamo, pauroso, è normale che i nostri occhi vedano cose non vere, come ad esempio delle luci, degli occhi, un'ombra ci può sembrare un fantasma o qualcos'altro. Noi vediamo queste cose perché siamo con la testa nel paranormale. Vedendo un video di paura, spaventoso, ogni cosa che vediamo la vediamo in modo diverso, ci suggestioniamo, questa è la cosa. Nessuno se n'è accorto, diciamo, che era la mano di Ciro e che non era comunque una presenza, un fantasma, perché è normale. Se io dico, ragazzi, guardate al minuto 4:22, sulla sinistra si vede una sagoma, una faccia, un corpo. La persona che poi dopo va a vedere a quel minuto, automaticamente è suggestionato dalle parole che avete detto voi e quindi non vede la cosa in modo diverso. Io che ero lì, in questo hotel, comunque sapevo che c'era Ciro che registrava con la GoPro e aveva questa pochette. Sono andato avanti con il filmato e ora ve lo faccio vedere anche a voi. Se andiamo in avanti, vediamo che Ciro era qui sulla mia destra ed in mano aveva la GoPro, eccola qua, che stava registrando, e qui, come vedete, c'è la pochette. Vi dico la verità, ragazzi, io a queste cose ci credo e non ci credo, perché ovviamente nessuno ha la prova che queste cose realmente esistono. Diciamo che a me più che altro è la curiosità di sapere, di scoprire, di vedere se una cosa realmente esiste. Perciò mi sono cimentato in questi edifici abbandonati, perché ovviamente di notte poche persone avrebbero il coraggio di entrarci. Io, insieme a dei miei amici, che ovviamente li ringrazio, che senza di loro, ragazzi, questi video non li potevo fare, perché da solo, sono sincero, non ci sarei mai andato. Insieme a loro comunque sono andato in questi edifici solamente per curiosità, per vedere se veramente succede qualcosa. È vero che nel manicomio abbiamo sentito dei rumori, abbiamo visto, diciamo, quell'ombra dietro al pilastro, però comunque non abbiamo le prove che veramente ci siano fantasmi. Non sappiamo se quel rumore magari sarà stato causato da qualsiasi altra cosa, da un animale, dal vento.
Non lo sappiamo, non abbiamo le prove. Quindi io vi posso dire che attualmente, dopo aver visitato vari edifici, non abbiamo visto presenze, non abbiamo prove che determinate cose esistono, e quindi sono del parere che determinate cose che vediamo le vediamo solo con i nostri occhi, perché la mente ci fa vedere quello che noi vogliamo vedere. Infatti mi stupivo, diciamo, da come sia possibile che io, dopo aver pubblicato il video, voi nei commenti mi avete detto, diciamo, mi avete fatto notare moltissime cose. La verità è che i nostri occhi ci fanno brutti scherzi, ma vi posso assicurare che, ragazzi, in quell'hotel non c'era proprio nulla, tranne, diciamo, quella statua di Gesù con gli occhi rossi, che sicuramente è stata pitturata, è stata vandalizzata, perché questo è il termine adatto, perché io, ad esempio, non sarei in grado di fare una cosa del genere. Diciamo che tra tutte le cose la statua era quella che più faceva, tra virgolette, paura, perché eravamo nel buio, avevamo visto questa statua con gli occhi rossi, quindi immaginate un po'. Comunque è una cosa che fa paura, però di spiriti, di fantasmi, di presenze, di cose strane non abbiamo visto veramente niente, proprio, ragazzi, proprio niente. Con questo non vuol dire che io non farò più video in questi edifici, perché a me piace vedere, piace scoprire, e quindi se realmente esistono queste cose io lo voglio sapere. Perciò mi armo di telecamera e vado in questi posti proprio per scoprire se esiste realmente qualcosa. Se mi capita veramente un qualcosa di paranormale, io riprendo tutto con la videocamera, che una cosa sia palesemente vera o no. L'importante è che riprendo tutto con la videocamera, in modo che da casa posso guardarmi i filmati più con attenzione. Questo che avete visto adesso è un esempio che tutto ciò che vediamo non è reale, lo costruiamo noi con la nostra immaginazione. Quindi non fatevi suggestionare, perché il mio scopo principale è divertirmi. Se vado in questi edifici è per visitare solamente, che se poi capita una cosa paranormale è una cosa in più. Quindi il mio scopo non è stuzzicare, diciamo, queste anime, questi fantasmi, è solo a scopo di divertimento. Spero che comunque anche voi vi siete fatti comunque un'idea di queste cose guardando questo video, perché, come già vi ho detto, siamo molto suggestionati. A breve vedrete anche Carolina in una casa abbandonata, e non vi preoccupate, ragazzi, ho pensato già a tutto, già a tutti i rischi, perché andare in un posto abbandonato con la parrucca non è, diciamo, il modo adatto. Quindi ho pensato bene a questa cosa e poi vi spiegherò nel video che farò. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like, non posso urlare perché stanno dormendo qua, lasciatemi un commento, magari mi fate sapere cosa ne pensate di questa cosa, e ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. La prossima tappa è un carcere abbandonato. Ciao.